Allora Marco, grazie per questo bellissimo giro. Siamo arrivati a queste meravigliose cascate del Nardis. Oramai qua è casa tua, sai andare ovunque, da È quello che ho vero. capito. Però volevo iniziare questa intervista dandoti una notizia. Sai che io porto bene perché dicono che sono un po' un Buddha, che ho la pancetta un po'. Apposta ce l'hai. Per cui dovresti toccarla. Ah, No, volentieri. aspetta, no, no, Alla distanza di fine? sicurezza. Ah, è vero, è No, vero. anche, no, anche perché voglio farti vedere che la mia pancia porta veramente bene. È che in questo periodo qua è tutto così aperto, è naturale che ti dimentichi dei Esatto. problemi che ci sono. Ah, che bello, venerdì 17. Va Fallo vedere, bene? fantastica Porto questa. bene? Sì, devi. Ti do anche il gatto nero, te lo Ah, tieni. va bene, ma dai, ti racconterò una storia sui gatti neri bellissima dopo. Dopo ti racconto una storia No, favolosa. ascolta. Viola, 17 venerdì. Comincia a raccontarmi questa. Nel 99, alla prima gara, arrivai con i capelli viola, avevo il numero 13 ed era venerdì 17. Primo giro in prova, mi si è rotto un pezzo stupidissimo della moto, sono caduto e mi sono rotto un polso. A fine anno poi persi il mondiale per un punto, quindi di lì in poi diciamo che se non sei superstizioso lo diventi se fai lo sportivo. Nel 2012 in America, sabato sera tornavo in hotel. Ad un certo punto mi attraversa la strada un animale, guardo, ah dai, guarda che carino, un gatto nero. Ho detto no, mi fermo, ho aspettato, ti giuro, tipo un'ora, non passava nessuno, erano le 11, ho detto bisogna che vado a dormire, domattina ho due gare, non posso stare qua fino a mattina. Allora, abbiamo dato una grande notizia oggi a Biciclissima con Marco. Uno, che abbiamo esorcizzato il 17 venerdì, anche perché di 17 di venerdì è nata mia figlia, per cui non può No, è assolutamente portare bellissimo. male. Però io ho avuto delle notizie molto imbarazzanti, devo essere sincero, adesso non so neanche se tirarle fuori, perché quando tu venivi a Madonna di Campiglio per Vroom, io ho sentito che te e Raikkonen facevate delle cose. No, io no. Come no? No. No, Lui, no, mi io. hanno detto tu e Raikkonen, No. proprio. Dai, allora ti è arrivata male la Mi notizia. è Io arrivata male? assistivo. Difenditi. Sicuramente Raikkonen è un tipo molto estroverso, anche se sembra introverso, perché nella sua vita privata, dai, comunque essendo finlandese, diciamo che gli alcolici fanno parte della loro vita. E quindi si divertiva. Poi ha appena vinto un mondiale, era Allora, inverno e ci stava. E ha fatto divertire anche tutti noi che eravamo lì con lui. insomma, gli hai fatto da bodyguard alla Lo fine. portavo in giro, Lo diciamo, hai dai. difeso? Da traduttore, io facevo da traduttore, facevo. Ascolta, quindi comunque, ok, tu secondo me appunto non sei un uomo da grandi eccessi. Come papà sei uno, per esempio, che a tavola non permette né la televisione né i tablet. No, tablet proprio per fortuna mai, veramente mai, solo Uno dei pochi papà. nei casi più remoti la usiamo per fare tipo giochi in inglese piuttosto che, ma lì è brava la mamma, non io, ti dico la verità, La Manuela. quella seria e dritta è la mamma, io invece mi faccio comprare abbastanza facilmente. Ma il rapporto tra l'universo donna e l'universo uomo, tra padre e figlia, no? Tu l'hai capito bene cosa ti sta No. succedendo? Non l'ho capito e non vincerò mai, di sicuro non vincerò mai. Quando hai un figlio scopri che veramente l'amore vero a 360 gradi è per i figli, cioè nulla togliere alla moglie che è la mia vita, però il figlio comunque c'è parte di te lì dentro e quindi tu puoi lasciare un'impronta, hai lasciato un'impronta ma puoi lasciarla anche con l'istruzione quotidianamente per imprimergli dei valori che poi si porterà dietro tutta la vita. Però guarda che tua moglie Manuela non è completamente soddisfatta di te. Lo so, lo so. Per esempio, cos'è la tenaglia? Erano giochi che si facevano da giovani, No, dai. raccontaci Però, la tenaglia, dai. no, vabbè, la tenaglia è qua. La tenaglia è quando ci No, si incrociamo lamenta le della tenaglia. gambe. Quando dormiamo di notte e l'aggrappo con le gambe. La tenaglia è una mossa del wrestling, quindi l'aggrappo di notte così. Però lei non sapeva cos'era la carriola, io l'ho dovuto insegnare io, gliel'ho dovuto insegnare. Ma il tuo migliore bodyguard, quindi alla fine possiamo dire che Manuela. Sì, sicuramente, quello È sicuramente, sì, è sicuramente stato lei. uno tsunami. Ormai quando mi chiedono da quando state insieme, cioè, per me lei è nella mia vita da sempre, perché comunque ci siamo conosciuti che eravamo giovani. Io ho 22 anni, lei 20, e
ormai lei è me e io sono lei, diciamo. Cioè non ho bisogno, a volte, tante volte non parliamo, ma io so già quello che, anche se non mi parla, lo so quello che lei vuol dirmi, quindi non voglio nemmeno sentirlo. Ormai te lo posso svelare, tu sai che qualche velina l'ho avuta da Manuela. L'avevo capito, l'avevo capito. Si capisce subito che ha un'apertura, una dignità, una struttura che è fuori dal comune. Quindi sei anche un uomo, siete entrambi fortunati, sicuramente. Ma se non ci fosse stata la moto, sicuramente saresti stato un disc jockey di musica elettronica in giro per il mondo. È una passione che ho avuto da sempre. Forse l'idea di controllare fa parte del mio DNA, perché comunque il DJ controlla le emozioni della gente che sono venute a ballare in quella sera e a me quello piace. Se avessi il patrimonio di Bill Gates, da che cosa inizieresti a cambiare questo mondo? Il mondo dove crescerà tua figlia, eh? Questo è una preoccupazione che ho spesso. Non sono troppo felice di come sta cambiando il mondo, di come stanno cambiando le abitudini. Cioè io vorrei tornare indietro e non dico abolire i social network, ma far sì che la gente viva di emozioni concrete, vissute e non diciamo virtuali. Torneresti alla lettera scritta? Sì. Al gettone quello sì. Della meraviglia? Quello sì, quando penso, quando da ragazzino... Quando di conquistarsi qualcosa. Andavi veramente alla cabina telefonica e chiamavi a casa la ragazzina che ti piaceva e rispondeva sua mamma, non sapevi cosa dire. Avevi sempre veramente il cuore in gola e adesso invece, tra virgolette, dici ok, scrivo un messaggio, alla peggio non leggono. Tu sei vulnerabile? So di essere stato fortunato nella vita, quindi quando vedo persone che sono state meno fortunate di me, lì sì che divento vulnerabile, cioè mi sento scomodo anche. La tua separazione più dolorosa qual è stata? Ma sicuramente credo la perdita di mia madre, anche se di fatto è successa che avevo 4 anni, quindi non ero ancora molto piccolo. Mia sorella aveva già 7 anni, quindi era nell'età del pieno rapporto con i genitori e di crescita, e lei sicuramente deve aver sofferto molto più di me. E solo pochi anni fa, come regalo di compleanno, una ragazza che era molto amica di mia madre e collega di lavoro mi regalò appunto un album di foto, di ricordi con date dove ho capito tante cose, perché non avevo mai nemmeno avuto il coraggio di chiedere e guardare la storia di quello che era successo. Perché quello era un momento anche di autodifesa che avevi messo rispetto a questo lutto. E il papà come si è posto su questa? Mio padre credo che sia stato il migliore papà del mondo, anche se da buon romagnolo ha un carattere molto caldo, si scalda subito, però lui ha sacrificato la sua vita per me e mia sorella, perché noi vivevamo nelle case popolari, quindi non eravamo una famiglia benestante. Lui faceva due lavori, la mattina il netturbino, lo spazzino, e il pomeriggio l'idraulico, per cercare di soddisfare i nostri desideri. Ho avuto la fortuna di avere dei nonni, sia materni che paterni, presenti al 200% e ci hanno aiutato veramente a 360 gradi. Quindi nella sfortuna ho avuto tantissima fortuna. Di una cosa a Manuela che non gli hai mai detto. Guarda là, c'è Manuela. Cosa posso dirle? Non lo so, non è facile, perché cosa le dico? Vabbè, che Manuela, che a volte sicuramente io non sono tanto molto espansivo con i sentimenti, anche faccio fatica anche a dirle che non ci sente nessuno. Un ti amo. No, è difficile, però sicuramente lei mi ha reso una persona migliore, perché a volte io mi arrabbio con lei. Perché mi fa riflettere. Sta parlando a lei. Allora, questo è difficile, sicuramente devo apprezzare di più quello che ho in casa e do per scontato tantissime cose. E nonostante il suo aspetto fisico, non è realmente la sua miglior dote, perché è una persona... Anche se fosse 30 kg in più, forse sarei innamorata di te, di lei. Ma se tu vai via, porti i miei occhi. Ascolta, visto che parli di cibo che ingrassa, un sapore che ti eccita?
o che ti suscita delle fantasie, non erotiche. Il gelato. Ecco, il gelato, perfetto. Ma ci sono dei problemi che continui magari a rifiutare di affrontare? Adesso non mi viene in mente nulla, però... No. Domanda difficile. Mi viene sempre difficile riuscire a esporre, diciamo, i miei problemi e difficoltà con mio padre. Non sono mai riuscito ad avere un rapporto. Per dire, con gli SMS è più facile, adesso gli scrivo. Però davanti a lui mi blocco, non riesco nemmeno a dirgli. Allora, tu sai che i rapporti con i genitori bisogna risolverli, perché poi dopo i genitori vanno avanti con gli anni e ci mancano degli spazi che non abbiamo colmato. E poi è vero. Quando io purtroppo li ho persi giovani anch'io, i miei genitori, ci sono tante cose che mi mancano tutti i giorni. Ecco, quindi hai voglia di affrontare questa cosa con tuo padre? Ho un rapporto ottimo con mio padre, però non riuscire nemmeno a dirgli ti voglio bene. Spezza questo meccanismo. Faccio fatica. La Manuela mi ha aiutato un sacco su questo, riesco a abbracciarlo però. È già un passo avanti. Sì, no, quello sì. E, cioè, abbiamo un rapporto ottimo, fantastico, però davanti a lui mi blocco a dirgli determinate cose, anche se sto migliorando piano piano. Hai mai detto che una cosa non l'avresti mai fatta e poi invece l'hai fatta? Ah beh, sicuramente. Io alla Manuela gli dissi anche che non volevo figli. Cioè, proprio una volta litigammo perché no, non se ne parla, io non voglio figli. Poi dopo lei ebbe problemi fisici di salute, piuttosto che ad un certo punto l'endocrinologo che la seguiva ci disse la finestra è questa, se no si chiude. Sai che il più bel regalo che puoi fare a Martina è un fratellino, una sorellina? Ma purtroppo la finestra si è chiusa e non possiamo più. Quando la Manuela dopo il parto... Non lo sapevo. Non c'è problema. Quando la Manuela dopo il parto ebbe di nuovo problemi, a quel punto lì ci siamo seduti e abbiamo detto guarda, non è scritto da nessuna parte che bisogna avere più figli. Ne abbiamo già avuto uno e siamo già stati fortunati. Io penso che il nostro territorio deve essere, ed è, orgoglioso di avere questa famiglia in valle. E ti aspettiamo allora alla Dolomitica. Che ci sarò sicuramente. E alla Top Dolomites, che quest'anno 2020 non si farà. Ma stiamo preparando tutto un nuovo progetto per il 2021, all'inizio dell'estate per giugno, e sarà un grande evento dove anche tu, Marco, ci darai una mano sicuramente. Mi allenerò. Ciao a tutti, e la linea va, come sempre, per i consigli tecnici a Rossella, e oggi consigli tecnici li darà proprio lui.